Ciao a tutti amici di Accordo.it, siamo qua oggi per analizzare i grooves di Mike Portnoy registrati nell'ultimo disco degli Avenged Sevenfold, intitolato Nightmare. Il primo groove arriva proprio dalla prima canzone del disco, Nightmare. Siamo in 12 ottavi, velocità di metronomo 88, il quarto puntato. La tecnica usata da Mike fondamentalmente è quella degli incastri a due tra mani e piedi. Nel mio caso, che sono destro, destro-sinistro con le mani, destro-sinistro con i piedi. Tutti gli ultimi due movimenti della seconda misura sono così divisi, ogni ottavo è diviso in 4 32esimi suonati in questa maniera. Non resta che partire studiando questa figura lentamente col metronomo per poi arrivare pian piano alla velocità desiderata. Utilizzando la stessa tecnica degli incastri visti per la precedente Nightmare, andiamo ad analizzare l'intro di Natural Born Killer, traccia numero 5 del disco. Misure di crescendo a rullo singolo, tutto sul rullante, gli incastri proseguono la rullata nelle due misure successive. Ci sono gruppi a due note sul rullante, ci sono gruppi anche a quattro note che ribaltano l'incastro. Finiamo con due quarti con cassa e crash. La velocità finale dell'esercizio è 184. Buon lavoro! Proseguiamo nell'analisi dei pezzi e cambiamo tecnica. Ma Portnoy, oltre per gli incastri, è famoso anche per la velocità con la doppia cassa. L'esempio è tratto da Welcome to the Family, la seconda traccia del disco, e più precisamente dalla parte centrale della canzone. Siamo sui 2 minuti e 3 secondi. Con la cassa eseguo dei colpi molto veloci a rullo singolo, gruppi di 4 e gruppi di 5. La velocità finale da raggiungere è 190. Bene, finiamo il nostro appuntamento su My Portnoy
prendendo un esempio tratto dall'ultima canzone del disco, Save Me. In questo groove iniziale, siamo ancora in 12 ottavi, Mike mischia tutto quello che abbiamo visto fino adesso, la tecnica degli incastri tra mani e doppia cassa, la velocità con le casse, e aggiunge anche un'idea poliritmica davvero interessante. Come potete vedere sulle trascrizioni, la prima parte del groove ha il rullante sempre sul battere del secondo e del quarto movimento. Nella seconda parte, invece, il rullante si sposta ogni due ottavi, assume quindi una forma binaria applicata al mondo ternario. La cassa rimane uguale e in totale si ha un effetto poliritmico davvero interessante. Di questo groove è 63, il quarto puntato. Non ci resta che augurarvi buon lavoro. Ciao a tutti amici di Accordo.it, alla prossima!